SOS Carrara nasce nel lontano 99 dall'insieme di più comitati che si battevano per avere una strada dei marmi, sulla quale far confluire tutto il traffico pesante che ormai da 20 anni e oltre martoria la città. Quella che ci dicevano agli inizi che era una polverosità che dava semplicemente fastidio, oggi abbiamo scoperto, grazie alle informazioni che siamo riusciti a ottenere e alle proteste che abbiamo fatto, in realtà danneggia anche pesantemente, in qualche caso, la salute. Diversi componenti del comitato purtroppo ci hanno già lasciato senza vedere i risultati di questi anni di lotte. Basti pensare che la centralina di Nazzano in 5 mesi, nei primi 5 mesi dell'anno, ha registrato 110 superamenti dei limiti di legge. Quella della Lugnola è all'incirca 50 sforamenti sui 35 che sono previsti. Per quanto riguarda il numero dei transiti, un'ordinanza del comune stabilisce che siano mediamente 650 al giorno. In realtà, dai dati che riusciamo a fatica ad avere dal comune stesso, mediamente ogni giorno sono un migliaio di camion circa che viaggiano sulle nostre strade. A monte della città c'è stato realizzato su nostre pressioni un impianto di lavaggio per questi automezzi che scendono dalle cave a volte in condizioni veramente pietose. E purtroppo non ci sono controlli per fare in modo che questi camion vengano effettivamente lavati. L'invenzione più recente della scorsa amministrazione, quindi probabilmente a quanto pare anche della prossima, è quella di effettuare il lavaggio della strada giusto nei 20 metri davanti alla centralina, in modo tale da non sollevare le polveri e quindi far risultare una situazione ambientale notevolmente migliorata. Se questa è la tutela della salute della gente, ditelo voi. Per conto di una serie di comitati cittadini, Comitato SOS Carrara, UPI, che è l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari, Legambiente, abbiamo promosso un ricorso al Tribunale di Carrara per chiedere al giudice che venga tutelato il diritto alla salute di tutti questi ricorrenti. Si sono rilevate non soltanto polveri PM10, ma anche le polveri PM2,5, quindi non solo le polveri sottili, ma anche le polveri ultrasottili, che associate alla peculiarità del territorio, quindi al fatto del carbonato di calcio, producono degli effetti ancora più devastanti, ancora più rilevanti per la salute umana. Ultimamente ci sono state delle sentenze innovative della Corte di Cassazione. Queste sentenze sono innovative perché hanno stabilito un principio. Cosa dice in sostanza? Che ci sono dei diritti. Per esempio, il principale di tutti è quello alla salute, che sono considerati diritti che non possono essere degradati da parte della pubblica amministrazione con atti che la pubblica amministrazione dice che sono emanati a tutela del pubblico interesse, che però in realtà fanno sì che con l'idea di tutelare il pubblico interesse, in realtà poi si va a danneggiare o a non tutelare il diritto alla salute. Perché è chiaro che se tu fai un atto amministrativo che dice del pubblico interesse, l'interesse della città di Carrara, che passino 1.000 camion al giorno, e poi il passaggio di 1.000 camion fa sì che 500, 100, 200 cittadini abbiano problemi di salute, automaticamente quello che tu fai è illegittimo, è illegale.